Giornate come queste segnano il passo e segnano un conto che spesso è bruttissimo, ed è il conto delle vittime sulla strada. E ieri sera ne contiamo un'altra, un ragazzo di 18 anni. Noi abbiamo il dovere di insegnare a guidare, abbiamo il dovere di insegnare delle regole, abbiamo il dovere di farle rispettare, abbiamo il dovere di far percepire i pericoli. Spero che il susseguirsi di queste giornate, spero che l'impegno delle scuole guida, di tutte le associazioni che diciamo, ne tirano le fila, da un lato, dall'altro di tutti gli operatori di polizia che sono presenti sul territorio sempre, in qualsiasi momento, valgano anche solo a salvarne una. Tentiamo di fare quanto meglio possiamo, però dobbiamo stare attenti, dobbiamo insegnare ai nostri figli ad essere prudenti. Contare è una cosa bruttissima e ogni volta che si aggiunge un numero in più è veramente una cosa bruttissima. La sicurezza stradale non è un gioco televisivo, ma tocchiamo bambini, tocchiamo persone che ieri c'erano, oggi non ci sono. Cerchiamo anche con il nostro contributo, ma principalmente con il nostro contributo, comprendiamo che abbiamo quasi 600 docenti che potrebbero andare nell'interno delle scuole per parlare di sicurezza stradale. Che sollecitare le istituzioni a collaborare con i professionisti che poi sul campo formano gli utenti della strada è un fatto di straordinaria importanza, e oggi questo evento è riuscito anche un po' a generare un interesse da parte del ministro, che abbiamo sentito prima ha preso impegni per cercare di riformare il codice della strada, per cercare di fare e rendere obbligatoria la formazione continua soprattutto nelle scuole, perché è da lì che si deve iniziare. Mi occupo praticamente ormai quasi esclusivamente dei controlli elettronici della velocità, utilizzando apparecchiature autovelox. Attualmente abbiamo in uso il 106, che è l'ultimo nato diciamo, nel mondo appunto dei rilevatori di velocità, e poi utilizziamo il telelaser. Telelaser diciamo nello specifico è il TruSpeed, che è sempre l'ultimo nato nell'ambito delle apparecchiature mobili, quelle che ci consentono di rilevare la velocità nella fase di avvicinamento.